Chiude all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela il reparto di malattie infettive per carenza di personale medico. 8 posti letto che sono stati accorpati al reparto di medicina. I casi più gravi vengono dirottati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove c'è un reparto, l'unico in tutta la provincia di Caltanissetta, che dispone attualmente di 10 posti letto. Il NURSIND, il sindacato degli infermieri, per protestare contro quello che considera un altro scippo alla sanità gelese, ha organizzato questa mattina un sit-in proprio davanti al piazzale antistante l'ospedale di Gela. L'unico medico che prestava servizi è andato in pensione e la direzione sanitaria non ha potuto fare altro che chiudere il reparto. Il motivo della protesta è la chiusura del reparto di malattie infettive. Quindi siamo qui per dire il nostro basta a questo continuo scippo nei confronti della sanità gelese. E sappiamo che il management aziendale si è mosso aprendo dei bandi, però comunque la programmazione secondo noi non è stata buona. Sicuramente il direttore di presidio, il dottore Fiorella, si è speso tantissimo per questo problema, coprendo lui stesso i turni mancanti dei medici. Però nonostante ciò siamo arrivati al punto della chiusura del reparto. La direzione generale si era attivata per cercare di reperire personale medico e specialistico affine, ma è pur vero che si è mosso con grave ritardo. Noi accusiamo questo, il grave ritardo che poi effettivamente alla fine ha portato alla chiusura del reparto. Bisogna sottolineare l'operato del direttore sanitario del presidio ospedaliero, che più volte indossando il camice è andato a sopperire alle carenze organiche. Al giorno d'oggi il reparto di malattie infettive è chiuso, che ne dica l'azienda, che i pazienti vengono spostati in medicina, ma non è così, perché per patologie diffusibili è previsto il trasporto in altri nosocomi, precisamente presso il Sant'Elia di Caltanissetta. La protesta è rivolta un po' a tutti, diciamo, i capocci che abbiamo, perché a questo punto ci sentiamo presi per puntini. Io ho lottato, per carità, io l'ho fatto con tutto il cuore, avendo vissuto un'esperienza del genere per ben 22 anni, che io ho avuto un marito ammalato di cirrosi epatica, trapiantato, con tanti problemi, quindi la cosa mi brucia ancor più di come se ci fosse mio marito. Perché io vedo questi poveri sventurati, c'è chi ce l'ha un parente, qualcuno che si interessa, e chi non ce l'ha, dove deve sbattere le cornici?